Questo programma è offerto da Autocarrozzeria Veronese. Dal 1964 ripariamo l'impossibile, anche i camper. E ancora una volta lo stupendo scenario delle Valli Occitane, il palcoscenico finale dell'International Rally Cup Pirelli 2016. Una serie articolata quest'anno soltanto su tre appuntamenti, il Rally del Taro, il Rally del Casentino e il Rally delle Valli Cuneesi, destinato a concludere il trofeo. Nonostante la forbice che lo ha drasticamente dimezzato, questo campionato ha saputo garantire l'interesse e lo spettacolo che ne hanno consacrato negli anni il pieno successo. Le strade cuneesi, come al solito, fra le più spettacolari ed attraenti, sono chiamate a soddisfare le attese. Se nel 2015 Corrado Fontana conquistò il successo pochi metri dopo essere sceso dalla pedana di partenza, quest'anno i giochi sono praticamente ancora tutti da decidere. Tra i favoriti c'è sicuramente il friulano Luca Rossetti, leader della classifica generale a bordo della Skoda Fabia R5. Ma i 167 punti messi in palio dall'appuntamento promosso dalla Sport Rally Team, grazie anche al coefficiente maggiorativo di cui gode questa gara, lasciano aperte le speranze anche per i due inseguitori più immediati, vale a dire il lombardo Alessandro Re e il valdostano Elvis Chantre. Dopo il successo dello scorso anno, il team guidato da Piero Capello affianca l'appuntamento internazionale, che ospita inoltre la finalissima della Coppa Italia di zona, anche il Rally della Pietra di Bagnolo, giunto alla sua 23esima edizione, che si snoderà sullo stesso tracciato in formato più ridotto. Le prove speciali sono quelle classiche. Si inizia con i due passaggi sulla Montoso, che apriranno il venerdì il sipario sulla sfida. Il sabato gli appassionati si daranno appuntamento a Montemale, che rispetto allo scorso anno verrà percorsa in senso inverso, a Valmala e a Madonna del Colletto, tratti di strada che hanno disegnato la storia di questa gara. Oltre ai trofei monomarca, l'appuntamento piemontese è valido per il Challenge delle Polizie e assegna i trofei Memorial Johnny Cornaglia, Gianfranco Giorsetti e Giampiero Turletti, oltre al neonato Rally Piston Cup, che mette in palio premi in denaro per oltre 30.000 euro. Con le immagini girate da Tony Brignoli, ci tuffiamo nell'atmosfera di questa edizione, che si è aperta il giovedì con la divertente serata finale di Zenzero, il Tour dei Talenti, che ha visto sul palco i 20 migliori performer emersi lungo le varie tappe del concorso itinerante. La serata musicale fa parte del ricco menu collaterale, in attesa di accendere i motori.
Ma adesso torniamo a respirare il profumo della sfida realistica, iniziata con le consuete operazioni di verifica che si sono svolte a Dronero. Il rombo dei motori ha rotto il silenzio della valle con lo shakedown, allestito su un tracciato di circa 3 km nel comune di Roccabruna. Finalmente si parte. Lo start da Piazza Manuel a Dronero. L'obiettivo sono adesso gli oltre 23 km di Montoso, che in questa prima giornata verranno percorsi due volte. Le condizioni del tempo garantiscono un asfalto asciutto ed una temperatura estiva che richiama, come previsto, numeroso pubblico già dal primo passaggio, che prende il via poco dopo le 18. Montoso è un'altra prova famosissima, sempre usata nel rally di Bagnolo. Il suo primo tratto, quello di Morelli, rievoca suggestivi ricordi, riportandoci ai tempi del rally di Carmagnola. No.
come nei pronostici, è il friulano Luca Rossetti, in gara con Eleonora Mori, ad assumere il comando. Il pilota Skoda precede il suo avversario diretto in campionato, Alessandro Re, sulla Citroen DS3 URC insieme a Giacomo Ciucci. Mentre con il terzo tempo chiudono Elvis Chantre e Fulvio Florian sulla Ford Fiesta del team A-Style. Il risultato di questa prima prova rispecchia fedelmente la classifica provvisoria del campionato. Quarto tempo per Alessandro Gino e Marco Ravera, che precedono Rudy Michelini e Michele Perna, entrambi sulle Ford Fiesta URC. Entra nel vivo anche il rally di Bagnolo, che si snoda sulla stessa prova ridotta a 15 km. I più veloci sono Bruno Godino e Massimo Paire, in gara su una Fiesta R5, davanti alla Peugeot 207 di Silvano Maurino e Francesco Nari. Con il terzo tempo, Mattia Ronzano e Gabriele Nebbiolo, anche loro su una vettura del Leone. Si va a Bagnolo per il Remote Service, che serve soprattutto per montare le fanaliere, ma anche per un simpatico rally break. E poi si torna nuovamente a Montoso, per il passaggio che chiuderà questa prima giornata di gara. Subito un colpo di scena che potrebbe essere decisivo ai fini dell'esito finale. Luca Rossetti fora un pneumatico e perde quasi 3 minuti, scivolando molto indietro in classifica. Anche a Rudy Michelini tocca la stessa sorte, tanto che il toscano decide di non proseguire. Il miglior tempo lo fa segnare il valdostano Chantre. Alle sue spalle Alessandro Re e Giacomo Ciucci, che con questa prestazione e con l'imprevisto di Rossetti concludono la prima parte in testa alla classifica provvisoria, davanti al valdostano Chantre, staccato di soli 3 secondi e 3 decimi, e a Felice Re, che sulla ripetizione della Montoso ha accusato un problema al freno a mano. Nel rally di Bagnolo, Mattia Ronzano e Gabriele Nebbiolo sono i più veloci sulla Peugeot 207 e balzano al comando della classifica generale. Con le immagini siamo sulla prova di Montemale,
che rispetto alla passata edizione verrà percorsa in senso inverso. Questo passaggio è stato scelto come Power Stage e assegnerà ulteriori punti in classifica per i primi tre classificati. Elvis Chantre e Fulvio Florean staccano la miglior prestazione e si avvicinano ulteriormente al leader provvisorio, che in questa prova chiude con il terzo tempo dietro al friulano Rossetti, che cerca un disperato recupero dopo la foratura di ieri. Con il quarto tempo troviamo Alessandro Gino e Marco Ravera sulla Ford Fiesta WRC, mentre Felice Re arriva al controllo orario con 4 minuti di ritardo e, nonostante il quinto tempo in prova, scivola in sesta posizione assoluta. Si rafforza la leadership di Ronzano e Nebbiolo, che vincono anche questo parziale, davanti alla vettura gemella di Maurino e alla Renault di Enrico Silvestro e Tiziana Desole. Cristian Morina e Renzo Fraschia fanno segnare il quarto tempo assoluto e in questo momento nella classifica generale sono alle spalle di Ronzano e Maurino, tallonati dall'appunto Abarth di Chiomino. Il primo giro a Madonna del Colletto mette in evidenza Alessandro Re, che vince il parziale e riporta ad 8 secondi il vantaggio nei confronti del valdostano Chantre. Luca Rossetti chiude con il terzo tempo e sta risalendo la classifica dopo l'imprevisto di ieri. Adesso il pilota Skoda è tredicesimo. Alessandro Gino e Marco Ravera sono quarti e su questa prova precedono Felice Re, autore di un dritto. Patrizia Perosino e Martina Scamperle guidano la classifica del femminile a bordo della Renault Clio e sono terze nella classe Super 1006. Il rally di Bagnolo vede saldamente al comando la coppia Ronzano e Nebbiolo, seguiti da Maurino, mentre Chiomio ha superato Morina e adesso è terzo assoluto. Si ritorna sulla prova di Montemale, che vede il successo di Chantre, il quale migliora il passaggio precedente. Dietro al valdostano chiude Rossetti, che adesso potrebbe guardare con maggiori possibilità al secondo posto in campionato. Alessandro Re stacca il terzo tempo e mantiene la testa della classifica, mentre nella generale, in questo momento, Alessandro Gino e Marco Ravera sulla Ford della Tamauto sono terzi assoluti. Nel rally di Bagnolo, a due prove dalla fine, si profila la vittoria per Ronzano e Nebbiolo,
che viaggiano con quasi un minuto e mezzo di vantaggio su Luigi Chiomio e Katia Sesia, che approfittano di un problema che ha rallentato Maurino. In terza posizione ci sono adesso Christian Molina e Renzo Fraschia. Il 22esimo rally delle Valli Cuneesi è pronto a vivere un'incandescente fase finale. Alessandro Re e Giacomo Ciucci, con il miglior tempo sulla prova di Madonna del Colletto, sesta di questa gara, portano ad oltre 10 secondi il loro vantaggio nei confronti di Elvis Chantre e Fulvio Florian, in gara su una Ford Fiesta WRC, che su questa prova concludono dietro a Rossetti. Gino e Ravera sono protagonisti di una gara molto veloce e regolare e sono costantemente gli immediati inseguitori vicino al podio assoluto. Con il miglior tempo a Madonna del Colletto, Mattia Ronzano e Gabriele Nebbiolo sulla Peugeot 207 vincono il rally di Bagnolo davanti all'appunto Abarth di Luigi Chiomio e Katia Sesia. Mentre terzi sono i locali Christian Molina e Renzo Fraschia a bordo di una Peugeot 208. Anche per il Rally della Pietra c'è grande festa sulla pedana d'arrivo. Un aperitivo in attesa che il Valli Cuneesi decreti con le ultime due prove speciali il suo verdetto finale. E proprio il finale di questa gara verrà ricordato a lungo. Siamo sulla prova di Valmala, dove Alessandro Re buca e deve percorrere lentamente la prova. Un colpo di scena destinato a cambiare le sorti non soltanto di questa gara, ma di tutto il campionato. Il miglior tempo è di Chantre, che adesso ad una prova dalla fine ha praticamente in tasca la vittoria della gara e dell'intera serie Pirelli. Una vera e propria doccia fredda per il giovane Alessandro Re, che vede sfumare una gara perfetta e soprattutto una vittoria che sembrava ormai alla sua portata. Si ferma anche Felice Re. Con il ribaltone finale, Alessandro Gino raggiunge il secondo posto assoluto. Adesso si attende l'ultima prova per chiudere un'edizione del Cuneesi fra le più emozionanti. Ma i colpi di scena non finiscono. Il DAP non dà l'autorizzazione al via per problemi tecnici. La prova che chiude questa edizione del Valli Cuneesi verrà percorsa in trasferimento. In terza posizione la Peugeot 208 di Corrado Pinzano e Roberta Passone. Ecco i protagonisti di questa vincente due giorni di gara. I vincitori del Rally di Bagnolo, Mattia Ronzano e Gabriele Nebbiolo. Un weekend intensissimo, il Rally delle Valli Cuneesi terminerà tra due prove speciali, invece il Rally delle Pietre di Bagnolo è già finito. Qui in Piazza Manuel tra pochi istanti la premiazione. Con noi i vincitori, Loris Ronzano e Gabriele Nebbiolo. Una coppia astigiana che è venuta a vincere in terra cunese. Complimenti Loris, per te sei agli albori. Nonostante la grande esperienza sui kart, il rally è tutta un'altra cosa, è già una vittoria in carriera. Ma come ho detto, ho iniziato l'anno scorso con i rally. Passo dopo passo abbiamo preso confidenza un pochino con l'R3, adesso col Super 2000. Abbiamo migliorato tutta la stagione, direi che l'abbiamo conclusa nel migliore dei modi. Il rally mi è piaciuto tantissimo. Ovviamente non è l'IRC. Però per me passo dopo passo, chissà, il prossimo anno magari proveremo l'IRC, vedere una nuova esperienza. Sicuramente è il piede e la mentalità c'è. Al fianco comunque un grande navigatore, uno che ha 30 anni di esperienza e forse anche più, uno che insomma è importante, ecco, per te seguire un giovane. E oggi gli hai fatto un grande regalo, perché grazie alla tua esperienza questo ragazzo, anche tu, avete iscritto il vostro nome in un rally importante, quello delle Pietre di Bagnolo. Ah, è stata una bella gara, è stata molto divertente e la parte più grande l'ha fatta lui, perché comunque guidare questo mezzo non è facilissimo e è maturato molto velocemente. Adesso si è arrivata a questa bella gara, siamo contenti di quello che è successo.
Perfetto, ancora un grazie ai vincitori del Rally della Pietra di Bagnolo, Loris Ronzano e Gabriele Nebbiolo da Asti. Grande soddisfazione per Elvis Chantre e Fulvio Florean, a cui va il grande merito di averci creduto fino alla fine. Un'edizione numero 22 è quella delle Rally delle Valli Cunesi al Cardio Palma, non solo per il cambio in classifica ma soprattutto per quello che contava di più, chi avrebbe vinto gli RC. E i calcoli in sala stampa si consumavano, alla fine ha prevalso un valdostano, Elvis Chantre, e un savonese, Fulvio Florean. Io sono particolarmente felice perché sono due grandi amici, complimenti Elvis. Oggi pomeriggio non ci credevate tanto, poi le cose sono cambiate, si sa, i rally finiscono in pedana. Ma diciamo che il nostro ragionamento è stato quello di pensare ad arrivare in fondo, fare il massimo e soprattutto non fare errori. E poi i conti comunque li avremo fatti alla fine. Dunque abbiamo cercato di stare concentrati, abbiamo attaccato stamattina subito sulla Power Stage perché erano importanti quei punti lì e siamo stati molto contenti di aver vinto la Power Stage, che alla fine è stata quella che ha fatto la differenza. E io voglio ringraziare la Style Team per l'ottimo supporto che ha avuto con noi, ci ha dato una macchina bellissima e faccio i complimenti a tutti gli avversari perché comunque gara molto difficile, molto impegnativa e tutti erano molto veloci, dunque complimenti a tutti, anche a Fulvio. Fulvio Florean, voi vi siete già fregiati di un campionato trofeo rally asfalto, di una Coppa Italia, Elvis ha avuto anche la possibilità di gareggiare nel CIR, avete gareggiato veramente con la mentalità dei professionisti nel vero senso della parola, complimenti, come diceva lui oggi non ci credevate tanto, poi alla fine avete ragionato ed è venuta fuori quella classe che forse non tutti hanno e che voi invece avete innata. Ma ti ringrazio dei complimenti, diciamo che ci abbiamo creduto comunque, ci abbiamo creduto fino alla fine, anche oggi pomeriggio quando mi hai visto che era un po' così, però anche a partenza della penultima prova gli ho detto Elvis crediamoci che mettiamoci del nostro, è venuta fuori la nostra esperienza perché in effetti non abbiamo commesso errori nonostante un passo notevole e quindi è un giusto premio perché ci abbiamo creduto anche dall'inizio del campionato, già dal Taro, quando già abbiamo avuto dei problemi, abbiamo avuto problemi al Casentino, ma sia noi che il team non ha mollato, infatti complimenti alla Style che ci hanno supportato sempre comunque, soprattutto qui a Cuneo ci hanno dato una macchina favolosa che non ha dato nessunissimo problema. Siamo veramente contenti perché vincere qui a Cuneo e vincere il campionato all'ultima curva, come in effetti era nelle previsioni, veramente ci rende molto felici. Anche in questa edizione il team di Piero Capello ha saputo offrire un evento sportivo di grande richiamo. L'edizione numero 22 del Rally delle Valli Cunesi è andata in archivio. Una gara come sempre bellissima anche perché qui si è consegnato un titolo importante, quello RC. Pier, una piccola nota così, forse gli iscritti sono venuti un pochino a mancare, ma tu che sei l'anima dello sport rally team non ti arrendi e sicuramente ci avete messo del vostro. E poi questo bel abbinamento che prosegue con Bagnolo fa sì che questa gara rimanga forse una tra le più importanti in Piemonte. Beh, io ti ringrazio di questo complimento, in questo momento ritengo che sia comunque la più lunga e la più impegnativa del Piemonte, la più bella lo lascio dire ad altri. L'abbinamento è stato centratissimo, diciamo che necessità virtù, la mancanza di denaro, di finanze per fare due gare ha fatto sì che siamo riusciti a fare un garone d'altri tempi, come mi ha detto qualcuno. L'abbinamento con Bagnolo ci ha consentito di allungare, di prendere due prove del Bagnolo, di farne una sola che era Montoso di 25 km. Abbiamo, come sapete, 143 km fatti di una e 83 dell'altra. Mi dispiace sicuramente per gli iscritti perché vorremmo essere più gratificati, ma la data non è felice. Cercheremo di spostarla o avanti o indietro per presentare il prossimo anno una grande gara anche ritornando allo storico, che per me è una cosa molto importante. Che dire, è mancato l'IRC, questo non l'ho nascosto agli organizzatori, è mancato l'IRC, bisogna vedere sicuramente di rimettere in sesto questo campionato, che io ci sia o meno, perché lì era la spina dorsale di questa gara ed è mancata tantissimo. Per il resto posso dire che sono contentissimo per la partecipazione dei piloti che sono stati di alto rango. Speriamo in bene per il futuro. Io Pier sono convinto che non ti arrenderai, qualche settimana e lavorerete già per il 2017. Io vi ringrazio di questa fiducia perché noi abbiamo bisogno di voi,
che ci fate conoscere e che ci aiutate a promuovere questo evento, che io considero per la zona in cui lo faccio sicuramente il primo evento, ma non lo dico io, ma lo dicono i sindaci della zona. Grazie per Cappello, presidente dello Sport Rally Team. Finisce qui questa puntata di Motor Week. Vi diamo appuntamento prossimamente e vi ricordiamo che ci potrete seguire anche sui principali social network. Questo programma è stato offerto da Autocarrozzeria Veronese. Dal 1964 ripariamo l'impossibile, anche i camper.